Allora, per ora l'avete trovato. Allora, l'errore è questo. W0' va misurata a partire dalla curva superiore verso il basso. Adesso vi spiego come ci sono arrivato, a parte che me lo ricordavo, però mi sono accorto dell'errore per questo motivo. Eccolo qua l'errore. Va misurato dalla curva superiore a partire verso il basso. Me ne sono accorto perché sostanzialmente quando ho disegnato qui mi sono reso conto che se partivo da più in basso raggiungevo lo svuotamento più tardi. Allora ho pensato, questo non è possibile, no? Cioè se uno parte, prima lo misuravo a partire dal basso, il volume iniziale, allora ho pensato, cavolo, se parto da più in basso, con la medesima pendenza della curva dei volumi uscenti raggiungo lo svuotamento più tardi, non è possibile. Allora dopo mi sono ricordato che cavolo, lo devo misurare dall'alto. Quindi va misurato qui. Partire dall'alto e quindi va corretto anche qua. Va corretto anche qui. Cosette che mi ha fatto fino adesso sono riferite al primo contributo di cui vi ho parlato, quello di Ripple, e poi vi ho parlato successivamente di un altro contributo fondamentale, quello di Hazel nel 1914. Allora, che cosa ha fatto Hazel? Ha fatto una serie di studi a partire da queste opportunità date dai mezzi grafici. Ha fatto una serie di studi per mettere in evidenza la relazione che sussiste fra il volume d'invaso, la portata uscente e la probabilità di fallanza. Qual è la perplessità? No, è quella curva lì. Sì. La spezzata, poi in alto non deve ritornare a W0 prima? Sì, giusto. Giusto, e quindi praticamente per farlo si deve abbassare qua in alto. In qualche punto si dovrà abbassare, quindi immaginiamo che sia qui. Ecco. Relazione più fisse tra volume e invaso. Intendiamoci, non è necessario ritornare al termine della gestione al volume di invaso iniziale, però è consigliabile, perché è meglio così effettivamente. Qua scriviamo, se non altro è più chiaro. Poi chiaramente come ci torna dipende dalla vostra regola di gestione, qua io ho ipotizzato una portata minima. Torniamo a noi, il contributo di Hazel. Hazel si è reso conto di un fatto, diciamo, ovvio, cioè esiste una relazione tra la capacità di invaso del serbatoio, la portata uscente che possiamo garantire costante e la probabilità di fallanza. Ecco, quindi praticamente che cosa ha fatto? Ha studiato la forma di una superficie chiamata, con la terminologia inglese, SYR, che vuol dire storage yield, yield and reliability. Ecco, noi la potremmo chiamare superficie invaso, portata uscente, probabilità di fallanza. Allora, che cosa vuol dire? Beh, è chiaro che se voi fissate S, cioè fissate lo storage, l'invaso, e fissate la portata uscente costante che definite per il vostro invaso, da questo ne consegue un numero di giorni all'anno in cui il serbatoio non raggiunge l'obiettivo perché è vuoto.
e allora questo numero di giorni all'anno vi fornisce la probabilità che questo si verifichi, perché se questo si verifica per 10 giorni all'anno, la probabilità sarà 10 diviso 365, la frequenza delle fallanze. Ecco allora che voi, se voi fate un grafico tridimensionale, sfruttando questi conteggi, potete relazionare in un grafico tridimensionale, appunto, in funzione dello storage e in funzione della portata uscente, la probabilità di fallanza, e quindi ottenete una superficie. E allora Hazel si è occupato di metodi per riuscire a ottenere questa superficie. Quindi una relazione, ripeto, una superficie, che cos'è? Una relazione fra la capacità di invaso, la portata uscente costante che ci poniamo come obiettivo e la probabilità di fallanza. Bene. Ecco, adesso affrontiamo una minima discussione sul fatto che spesso noi abbiamo una mole di dati a disposizione per tracciare questi diagrammi che non è molto estesa, e allora in questo caso non c'è niente di meglio che prendersi un processo stocastico, generare i dati e studiare la gestione del serbatoio sui dati sintetici generati dal processo stocastico. Questo è un approccio che viene seguito in... è stato seguito in numerosi studi. Per studiare numerosi serbatoi si sono effettuate delle simulazioni con processi stocastici. Ecco, successivamente, negli anni successivi al 1914, sono state fatte numerosi progressi nello studio di queste soluzioni possibili, e sostanzialmente questi progressi erano finalizzati a studiare con maggiore dettaglio le politiche di gestione, perché voi vedete che fino adesso noi che cosa abbiamo considerato? Abbiamo considerato delle gestioni a portata costante, oppure delle gestioni che prevedevano delle variazioni di portata in uscita molto ridotte, nel senso molto in numero molto limitato. Dopo io mi sono limitato, dopo vi ho detto che qualunque gestione che sta dentro quelle due curve è possibile. Però in realtà voi poi capite che andare a studiare graficamente tutte le gestioni possibili che stanno all'interno di quelle due curve, necessita la definizione di una metodologia, di un metodo, e soprattutto se entrano in gioco dei vincoli in numero maggiore. Allora, un vincolo può essere ad esempio che nel mese di maggio bisogna rilasciare a valle almeno tot metri cubi al secondo, perché ci sono delle esigenze di risalita dei pesci, e allora chiaramente questo è un vincolo ulteriore a quello di portata costante che io avevo introdotto prima. Poi se ne possono aggiungere molti altri. Un altro vincolo è quello che viene introdotto ad esempio sul lago Maggiore, che nei mesi di giugno, ottobre e novembre il livello del lago non può superare una determinata quota, perché altrimenti aumenta il rischio di inondazione. Quello è un altro vincolo. Allora è chiaro che nel momento in cui vengono introdotti numerosi vincoli di questo tipo, l'utilizzo dei metodi grafici diventa un pochino più complicato, perché non è semplice riuscire a visualizzare in un grafico il vincolo. Non è semplice, perché ad esempio quel grafico non vi dice quanto è il livello del lago. Ecco, allora nel momento in cui lo studio della soluzione diventa più complesso, perché ci sono delle complessità nel sistema, espresse ad esempio tramite i vincoli, come vi ho detto, ecco che i metodi grafici diventano un po' più problematici, e allora anche in periodi dove i calcolatori non erano ancora così diffusi come adesso, si è pensato di studiare, di procedere all'integrazione numerica di quelle due equazioni che vi ho mostrato prima, perché è molto più facile su un'integrazione numerica porre dei vincoli, è molto più semplice. Però chiaramente quando non c'erano i calcolatori ci si è posto il problema di condurre queste simulazioni numeriche con un impiego di risorse di calcolo il più limitato possibile, e allora si sono susseguiti tutta una serie di contributi scientifici dedicati allo sviluppo di metodi di integrazione numerica delle equazioni e di ricerca delle soluzioni ottimali.
E allora si è cominciato a parlare di programmazione lineare, programmazione dinamica, queste cose, queste terminologie che vi sto dicendo, programmazione lineare, programmazione dinamica. Io quando ho iniziato a fare gestione delle risorse idriche, diciamo dovrei aver iniziato credo nel 2001 qui, dedicavo metà del corso a questi metodi, programmazione lineare, programmazione dinamica, poi 3-4 anni fa ho smesso, forse anche 5, perché ho pensato non ha più molto senso, adesso ci sono risorse di calcolo molto potenti a disposizione e non ha più molto senso concentrare la propria attenzione su delle tecniche di simulazione numerica, integrazione numerica, tese a risparmiare in termini di risorse di calcolo. Adesso abbiamo a disposizione delle risorse di calcolo tali per cui con R noi riusciamo a integrare quell'equazione, riusciamo a mettere dentro tutti i vincoli e possiamo fare milioni di simulazioni e la ricerca dell'ottimo diventa estremamente più semplice. Ecco quindi che ho escluso dal programma tutto questo, però se voi prendete i testi classici di gestione delle risorse idriche, che ce ne sono poi un paio, tutti in lingua inglese, metà sono dei libri alti così e metà del libro è dedicata a queste tecniche di ottimizzazione, che adesso noi non prendiamo più in considerazione. Bene, l'ultima cosa che vi volevo dire su questo è... aspettate, ho fatto gli appunti, proprio per non... No, direi che sono a posto, mi posso fermare qui. Bene. Allora, io direi che per quanto riguarda il corso possiamo ritenerci soddisfatti. Allora, che cosa vi chiedo all'esame su questa parte? Ma dunque, intanto tracciare i diagrammi, come si studiano tutta questa parte qui, e questa lavagna che ho fatto, con vostro grande rammarico, si presta abbastanza bene ad essere chiesto l'esame, perché sono concetti che sono esprimibili graficamente, quindi possono essere discussi con relativa facilità. E sono abbastanza certo, nonostante possa sembrarvi presuntuoso, che nel momento in cui ci riflettete un secondo su questi diagrammi li trovate abbastanza semplici da recepire e anche da spiegare. Proprio semplici magari no, perché sempre richiedono comunque sempre un po' d'attenzione, ma non ho grossi dubbi sulla vostra capacità di saltarci fuori. Ecco, io prima della prossima settimana vi ho dato già disponibilità per domani, se volete spiegazioni, e se mi mandate un'email anche domattina e mi dite l'ora in cui arrivate, vi aspetto, perché altrimenti posso essere in giro. In realtà vi avevo detto sala del consiglio, in realtà domattina sono in aula 1-6, che è quell'aula, quella specie di stanzino che è al primo piano. Ci sono fino in 1-6, ci sono fino all'1, o fino alle 2, 1 o 2. Perché comunque se non sono in 1-6 mi sono spostato in sala del consiglio, però fino all'1 sicuramente sono in 1-6 e ci sono ma l'esame di Stato comincerà alle 9, quindi se venite dopo le 9:30 per me è meglio, però io sono lì dalle 8:15. Quindi con l'email acceso. Sì, 10:30 va bene. Va bene, 10:30 va bene. Se mandatemi per cortesia un'email di mattinata, se non vi scoccia, perché se ho un'email davanti mi ricordo, altrimenti se no è un problema. Allora, poi, invece, via email sono sempre disponibile. Adesso chiudo il corso così eventualmente libero le persone che non sono interessate al prosieguo sulla conferenza, eccetera, eccetera.